Siamo qui con Marco Terenzi, un esordio amaro. Dopo i primi 5 minuti in cui avete, diciamo, vissuto l'inferno, poi c'è stata una reazione d'orgoglio da parte vostra. Peccato. Peccato, sì, come dici te, se fossimo partiti dall'inizio con la giusta determinazione, cattiveria, agonismo, forse la partita sarebbe andata diversamente, credo. Poi col senno per poi non è sempre facile parlare, no? Tanti episodi dubbi, soprattutto ci è sembrato un rigore abbastanza legittimo nei tuoi confronti. Peccato, perché poteva cambiare veramente la partita. Assolutamente sì, il rigore non è, perché almeno due falli sicuri, netti. Il primo dove sono stato ammonito, sicuramente rigore. Vabbè, ormai è andata, purtroppo è così, il calcio è 5 anche questo, quindi va bene. Emilio Cavallin, giocatore della squadra di casa del Ceriara, è stato un esordio fragoroso da parte vostra. Primi 5 minuti siete entrati in campo veramente con grande aggressività. Sì, motivati, al punto giusto, in settimana abbiamo lavorato molto bene, e carichi, aspettavamo la prima di campionato. Venivamo dal passaggio di turno, di Coppa, eravamo belli carichi, abbiamo affrontato, penso, una delle... Aspetteremo un po' di tempo a dirlo, però penso una delle migliori squadre che dirà la sua fino a fine campionato, e siamo veramente felici di questa vittoria. L'impressione è che questa partita poteva essere anche giocata forse addirittura in una categoria superiore, a tratti è stata spettacolare. Sì, soprattutto sulla prima frazione, i ritmi molto alti, veramente io i primi minuti ero in panchina, i primi 10 minuti, un quarto d'ora poi... E ho visto un ritmo veramente vertiginoso, cioè ritmi da C1 se non addirittura di B, con sprazzi proprio veramente, veramente di grande calcio a 5. La chiave del successo è stato l'inizio, 3-0, e sicuramente poi è più facile giocare così. Sì, andare 3 gol sopra è un bel vantaggio, alla fine ci siamo cullati su quei 3 gol, loro pressavano, noi con le belle ripartenze, anche una delle forze del Ceriara con le ripartenze e quegli inserimenti col pivot centrale da dietro, noi facciamo male agli avversari. Questo è un avvertimento per le antagoniste. Roberto Petrin, un grande inizio di stagione, soprattutto un grande inizio di partita. Hai dato l'assist per il primo gol e poi comunque la tua squadra ha retto. Sì, abbiamo retto molto bene contro una grande squadra. Sono contento della prestazione di tutti i compagni e anche di me stesso. Diciamo che a questo punto, dopo questo brillante avvio, dove può arrivare la tua squadra? Ma guarda, il Ceriara comunque è stata una squadra costruita, penso, per fare un ottimo campionato in vetta alla classifica. Abbiamo cominciato bene, la Coppa è anche andata bene, adesso il campionato dirà la sua. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.